Salve scienziati e benvenuti in mondo di Capello, il più british di tutti i regni. Salve scienziati, sono io sempre Jake, sono qui con un ospite di eccezione intanto che andiamo a prendere la nostra prima stella, la stella numero 21. Eccola qui, nascosta tra la nebbia, a due passi dal cappellone grande, 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 grande. Attenzione qui a non cascare di sotto, in volo in un mare di nebbia. Allora, sono qui, dicevo, con un ospite di eccezione, qui con noi Esther, chiamata anche non percepisco la terza dimensione Esther, perché in questi giochi nuovi di Super Mario con la terza dimensione non riesce proprio a raccapezzarci, infatti muore sempre, è proprio fatta così, non riesce a vedere la terza dimensione. Esther, vuoi salutare? Buonasera, scienziati. Bene, eccola qui, vedete ora qui siamo a prendere l'altra stella, la numero 6, però dobbiamo prima entrare nel cappellone grande, grande, grande. Esther, come ti pare questo gioco nuovo Super Mario Odyssey? Vorresti giocarlo oppure non so, cosa puoi dirci? Ma io sono rimasta, diciamo, alla Nintendo. Alla NES, quindi cioè, non è che proprio sia questa intenditrice. Comunque mi incuriosisce. Nello specifico questo quadro mi sembra un po' Nightmare Before Che Christmas. cosa stai facendo? Pubblicità? Ti hanno pagato? Sei un'altra spia della Disney per caso? Sembra un po' carino. È bellino, il fatto che ti puoi diventare un nemico con il cappellino. Sì. Ti piace? Bene, secondo te qui in questo quadro quante volte saresti morta tu? Ma non penso che non ci sarei arrivata. Tipo adesso, vedi? Come funziona? Si muore semplice, si muore facile in questo Super Mario Odyssey. Insomma, cosa succede, scienziati? Queste sono due stelle in questo quadro, ce ne sono due. E la prima è molto semplice da ottenere, bisogna prendere tutti i pezzettini di luna, andare avanti e poi appunto prendere la stella. Però, se vedete bene, perché ci vuole il colpo d'occhio, come in tutti i giochi di Super Mario, ci vuole un colpo d'occhio per vedere tutti i segreti, guardiamo bene, ora che riusciamo a prendere questa beneamata stella, sì, te ne sei dimenticata una dietro. È dietro, dietro di te. Dietro, dietro. Nel viola! Dietro! Eccola, la vedi, imbecille? Bene, ora che prendiamo un attimo questa stella, vi faccio notare un qualcosa. Vedete dietro la stella? Sotto c'è una grata, un cancello. Se vedete nella parte posteriore sinistra o inferiore sinistra, come volete, c'è un'apertura. Io mi sono incuriosito, quindi sono andato, aspettando bene, calcolando bene i tempi, come tutti i giochi di Super Mario. Esther, questo non lo sa so fare, vedete? Non l'avrebbe mai visto che c'era. Tu l'avresti visto? Ma mi hai chiamato semplicemente per buttarmi ciò addosso? Sì, bene, sì. Insomma, vedete? C'è tutto un quadro da esplorare. Il famoso segreto, i segreti di Super Mario, quelli che sono sempre stati tipo le Warp Zone, i svolazzamenti vari di Super Mario oltre il quadro. Insomma, cosa succede? Se andiamo un po' più avanti, vedete, c'è la stella numero 7. Quindi, in un colpo solo, abbiamo preso la 6 e la 7. Dite la verità. Insomma, scienziati, salutiamo qui Donna Esther, che in questo momento sta facendo dei rammendi perché la foca ha mangiato le sue pantofole preferite con il Ma devi pompolino. svelare tutti, non lo so, i Tutti segreti, retroscena, tutti giusto? retroscena. Vabbè. Vuoi salutare gli scienziati? Oppure vuoi rimanere nel tuo torpore? Buonasera a tutti, scienziati, è stato un piacere conoscervi. Ciao!